Dunque, hai visto sul giornale che è uscito Se una notte d'inverno un viaggiatore, nuovo libro di Italo Calvino, che non ne pubblicava da vari anni. Sei passato in libreria e hai comprato il volume. Hai fatto bene. Già nella vetrina della libreria hai individuato la copertina col titolo che cercavi. Seguendo questa traccia visiva, ti sei fatto largo nel negozio attraverso il fitto sbarramento dei libri che non hai letto, che ti guardavano accigliati dai banchi e dagli scaffali cercando di intimidirti. Ma tu sai che non devi lasciarti mettere in soggezione, che tra loro si estendono per ettari e ettari libri che puoi fare a meno di leggere, i libri fatti per altri usi che la lettura, i libri già letti senza nemmeno bisogno di aprirli, in quanto appartenenti alla categoria del già letto prima ancora di essere stato scritto. E così superi la prima cinta dei baluardi e ti piomba addosso la fanteria dei libri che se tu avessi più vite da vivere, certamente anche questi li leggeresti volentieri, ma purtroppo i giorni che hai da vivere sono quelli che sono. Con rapida mossa li scavalchi e ti porti in mezzo alle falangi dei libri che hai intenzione di leggere, ma prima ne dovresti leggere degli altri, dei libri troppo cari che potresti aspettare a comprarli quando saranno rivenduti a metà prezzo. Dei libri idem come sopra quando verranno ristampati nei tascabili, dei libri che potresti domandare a qualcuno se te li presta, dei libri che tutti hanno letto e dunque è come se li avessi letti anche tu. Sventando questi assalti, ti porti sotto le torri del fortilizio dove fanno resistenza. I libri che da tanto tempo hai in programma di leggere, i libri che da anni cercavi senza trovarli, i libri che riguardano qualcosa di cui ti occupi in questo momento, i libri che vuoi avere per tenerli a portata di mano in ogni evenienza. I libri che potresti mettere da parte per leggerli magari quest'estate, i libri che ti mancano per affiancarli ad altri libri nel tuo scaffale, i libri che ti ispirano una curiosità improvvisa, frenetica e non chiaramente giustificabile. Ecco che ti è stato possibile ridurre il numero illimitato di forze in campo a un insieme certo molto grande, ma comunque calcolabile in un numero finito. Anche se questo relativo sollievo ti viene insidiato dalle imboscate dei libri letti tanto tempo fa che sarebbe ora di rileggerli, e dei libri che hai sempre fatto finta di averli letti mentre sarebbe ora ti decidessi a leggerli davvero. Ti liberi con rapidi zigzag e penetri d'un balzo nella cittadella delle novità il cui autore e argomento ti attrae. Anche all'interno di questa roccaforte puoi praticare delle brecce tra le schiere dei difensori, dividendole in novità d'autori o argomenti non nuovi, per te o in assoluto, e novità d'autori e argomenti completamente sconosciuti, almeno per te. E definire l'attrattiva che esercitano su di te in base ai tuoi desideri e bisogni di nuovo e di non nuovo, del nuovo che cerchi nel non nuovo e del non nuovo che cerchi nel nuovo. Tutto questo per dire che, percorsi rapidamente con lo sguardo i titoli dei volumi esposti in libreria, hai diretto i tuoi passi verso una pila di Se una notte d'inverno un viaggiatore freschi di stampa, ne hai afferrato una copia e l'hai portata alla cassa perché venisse stabilito il tuo diritto di proprietà su di essa. Il brano si trova praticamente all'inizio, disse una notte d'inverno un viaggiatore, e ora mi verrebbe da chiedervi quanti di voi si sentono così una volta entrati in libreria? Quanti di voi davvero vivono l'acquisto di un nuovo libro, anche semplicemente la passeggiata in libreria, come una vera e propria battaglia, tra virgolette, in cui difendersi dalle centinaia di libri che vorremmo portare a casa con noi, ma che purtroppo non possiamo permetterci di prendere, anche e soprattutto perché magari a casa ne abbiamo altrettanti che aspettano di essere letti. Questo piccolo pezzo mi ha fatto capire che stavo immergendomi in un'avventura completamente fuori dal comune. Vi avevo già accennato sulla pagina Facebook di Chiacchiere Letterarie che avrei iniziato a parlarvi di libri che parlano di libri. Inizialmente il primo libro di cui volevo parlare è di cosa parliamo quando parliamo di libri di Theme Parks. Però non sono riuscita ancora a registrarlo, anche perché non sono riuscita a leggere completamente il libro, in quanto l'ho letto per ora soltanto nelle parti che mi interessano per la tesi. Quindi sarà un libro di cui vi parlerò in maniera più approfondita più avanti. Ho deciso allora di prendere questo libro, questo romanzo, a metà tra saggio e romanzo, in realtà, sia perché si tratta di Italo Calvino, che come sapete è un autore che mi piace veramente tantissimo, sia perché tratta l'argomento della lettura in una maniera molto particolare, chiedendo al lettore di farsi esso stesso protagonista del libro. Ed è stata un'avventura, come vi ho già detto, sensazionale. Ma adesso parliamo un attimino dell'autore. L'autore, come vi ho già detto, è Italo Calvino. Italo Calvino è nato in una cittadina vicino a Cuba nel 1923.
A Cuba in realtà ci ha vissuto pochissimo, tanto che anche lui dice di non ricordarsi assolutamente niente della sua vita a Cuba, ma di avere ricordi soltanto della sua vita in Italia. Prima della Seconda Guerra Mondiale afferma di non essere mai stato di una fazione politica piuttosto che di un'altra. Con l'avvento del fascismo, però, decide di schierarsi dalla parte dei partigiani. Intorno al 1940, più o meno 1943, adesso non ricordo benissimo l'anno, insieme al fratello entra a far parte degli schieramenti partigiani e combatte contro il fascismo, definendosi inizialmente soprattutto un anarchico, in quanto contrario al tipo di Stato che era presente in quel momento in Italia. L'avventura da partigiano influirà tantissimo sulla sua produzione, in particolare sulle sue prime opere. Il Sentiero dei Nidi di Ragno e la raccolta di racconti Ultimo viene il corvo sono infatti due opere strettamente influenzate da questa sua esperienza. È un autore che è strettamente legato al mondo culturale italiano e tantissime delle sue opere sono influenzate dalla sua voglia di ricerca e dalla sua voglia di riflessione su tematiche sia umanistiche che scientifiche. Alcuni esempi sono la trilogia degli antenati, che fa una profonda riflessione sulla natura umana, o le Cosmicomiche, che sono una raccolta di racconti a tema universo, spazio e tempo, con una vena umoristica e ironica, ovviamente. D'altronde tutte le opere di Calvino sono collegate da questa vena umoristica, da questa vena ironica, che rende la lettura sempre molto leggera e molto piacevole. Anche se Una notte d'inverno un viaggiatore fa parte di questo tipo di romanzo. Infatti, anche in questo caso abbiamo una riflessione molto approfondita sull'identità del lettore, sull'importanza della lettura, ma anche su tutte quelle figure che più in generale hanno a che fare con il libro come oggetto fisico. Questa vena squisitamente antropologica ha portato Calvino anche a fare una bellissima raccolta di fiabe italiane e per questo motivo ritroveremo quest'autore anche sull'altra rubrica che sto piano piano portando avanti, sulle fiabe, appunto. Questa vita estremamente ricca si spegne a Siena nel 1985, dopo che Calvino è stato colpito da un ictus. Prima di morire aveva concluso altri quattro romanzi, tra cui Lezioni americane, che verranno pubblicati postumi dopo essere stati curati da sua moglie e alcuni collaboratori. Nell'opera Se una notte d'inverno un viaggiatore, Calvino giunge a maturazione di uno stile che aveva già sviluppato in alcune opere precedenti, ossia uno stile prettamente metatestuale. È stato scritto nel 1979, a 7 anni di distanza dal suo ultimo libro. Le Città Invisibili è stato infatti pubblicato nel 1972. Ed è proprio da questo fatto che parte il libro. Come potete aver magari notato dall'incipit che vi ho letto, il protagonista è un lettore che va in libreria a comprare l'ultimo libro uscito dopo tanto tempo di Italo Calvino, che si intitola proprio Se una notte d'inverno un viaggiatore. Quando il lettore torna a casa, noteremo che la storia si dividerà in due filoni. La prima è il filone principale, quella che ha come protagonista il lettore, la lettrice e tutti quei protagonisti che saranno portati ad incontrare, che dovranno incontrare per riuscire a venire a capo del romanzo, o meglio, dei romanzi che si troveranno a leggere. La seconda parte riguarda i romanzi veri e propri, perché Calvino non si limita a dire che il lettore sta leggendo e che a un certo punto si interrompe, ma ci fa leggere esattamente ciò che legge lui. Il primo incipit di Se una notte d'inverno un viaggiatore si interrompe per degli errori di stampa. Intorno a pagina 16, se non erro, il lettore torna in libreria e chiede che gli venga cambiato. E così il libraio gli spiega che in realtà quell'incipit, come già il lettore aveva intuito, non è in realtà l'incipit di Sia una notte d'inverno un viaggiatore, ma è l'incipit di un altro libro, perché la casa editrice ha avuto dei problemi. Il lettore compra quest'altro libro, intanto in libreria conosce anche la lettrice, un'altra ragazza, che ha uno stile di lettura completamente diverso dal suo e che però è in libreria per lo stesso identico motivo. Decidono di tenersi in contatto per riuscire a capire se finalmente riusciranno a leggere questo libro. Già dalle prime pagine, però, di questo nuovo libro si capisce che c'è qualcosa che non va, perché stanno incontrando una storia ancora diversa. Cercando di riuscire a finire uno di questi incipit, in tutto sono 10 e sono storie completamente diverse tra loro, sia in quanto a stile, sia in quanto a personaggi, sia come provenienza. Infatti ci sono autori polacchi, ci sono autori dell'Estremo Oriente, ci sono autori veramente che provengono da tutte le più o meno da tutte le parti del mondo, e Calvino riesce benissimo a modificare il suo stile di scrittura
per sposarlo meglio con la storia che sta raccontando, così che sembrano davvero degli altri libri. Nel viaggio che fanno alla ricerca di un libro che finalmente possa essere concluso, incontriamo diversi personaggi, altri tipi di lettori principalmente, tra cui la sorella della lettrice, che è anche una ricercatrice sul testo, che ha un modo di leggere molto particolare, ossia scompone il testo e prende in esame soltanto le parole che vengono ripetute più volte. Troviamo altri modi di essere ricercatore anche sul testo, troviamo diversi tipi di scrittori. Ognuno di loro ha un rapporto col testo completamente diverso. Magari da ognuno di loro ha un pezzettino di noi come lettori ed è il motivo per il quale questo libro mi ha coinvolto così tanto, perché ogni volta che leggevo c'era qualcuno a cui potessi paragonare il mio essere lettrice. Non solo, mi ha fatto anche fare un lavoro introspettivo non indifferente nei miei rapporti con la lettura. Cosa cerco io dal libro? Come leggo io? Perché leggo in questo modo? Cosa mi piace del libro? Cosa mi piace della lettura in realtà? Questo libro, come vi ho detto, è un'esperienza strana, è sul filo del rasoio in cui da una parte c'è il romanzo, dall'altra c'è il saggio. Ogni tanto ti affacci da una parte, ogni tanto ti affacci sull'altra. Un vero e proprio studio sui lettori, su coloro che amano il libro, su coloro che amano leggere, ma anche su coloro che scrivono, su come scrivono, che cosa hanno dentro, che cosa vogliono mettere nei libri. Cosa sono le storie vere e le storie finte all'interno di un romanzo? Che cosa le differenzia? La passione che uno scrittore ci mette, il fatto che le scriva perché vuole scrivere, il fatto che le scriva perché vuole vendere. Cosa differenzia questi tipi di romanzi? Come può un lettore accorgersi che uno scrittore è un vero scrittore e che non è uno scrittore che fa tutto ciò soltanto per poter vendere il romanzo? Siamo noi, come ho detto, i protagonisti, siamo noi lettori, siamo noi dentro la storia. Perché anche se non abbiamo preso questo libro appena uscito, siamo comunque entrati in libreria e lo abbiamo cercato in mezzo all'altro un altro mare di libri che avremmo potuto portarci a casa. E tra tutti questi libri abbiamo invece scelto lui, sia che lo abbiamo preso in una libreria fisica, sia che l'abbiamo preso su internet. Ci siamo comunque immersi in un mare di storie completamente nuove. Personalmente non credo che ci siano dei libri che debbano essere letti a tutti i costi, ma questo libro per un lettore è un'esperienza diversa da una normale lettura. Non ti vuole raccontare una storia qualsiasi, ti vuole raccontare la tua storia con i libri, la tua storia con gli altri lettori, la tua storia con il tuo modo di leggere. È stata un'esperienza assolutamente particolare, molto strana. Io non sapevo assolutamente niente di questo romanzo prima di leggerlo e non so se sia stato un bene o un male, perché per quanto mi abbia colpito, coinvolto, affascinato, comunque tuttora sono un po' spiazzata dalla lettura perché non mi aspettavo minimamente di essere presa sotto un microscopio ed essere studiata in questa maniera. Almeno questa è la sensazione che mi ha dato il libro. Non sono ancora riuscita a estrapolare niente per o rielaborare qualcosa per essere utilizzato su una tesi. Ma forse il motivo per il quale è utile per la mia tesi, visto che parlo di lettura e parlo di lettori, è proprio il fatto che questo romanzo ti fa riflettere su te stesso. Solo dopo che hai capito un pochettino te stesso, nei confronti dei libri, nei confronti della lettura, puoi riuscire ad avere un'idea più generale, forse anche più generica, riguardanti tutte le diverse tipologie di lettori e di libri che esistono, senza cercare un'oggettivazione, senza cercare di imporre il tuo modo di vedere la lettura, il tuo modo di vedere il libro, perché alla fine il libro è solo un oggetto ed è quello che tu ci fai con il libro che importa, è quello che il libro ti lascia che è importante. Per questo motivo è un libro che davvero vi straconsiglio ed è un libro che secondo me dovreste provare a leggere se non lo avete mai letto. Potrebbe farvi vedere il mondo della lettura, il mondo dei libri in maniera completamente diversa. Ecco, in questo caso la frase di Zaffon sul fatto che i libri sono specchi e riflettono ciò che abbiamo dentro si sposa perfettamente. Io mi sono trovata veramente davanti a uno specchio
che faceva vedere me stessa da un punto di vista differente e che mi ha dato quindi la possibilità di pensare in maniera un pochettino più complessa a me stessa e alla mia lettrice. Questo era tutto quello che avevo da dirvi su questo libro. Io spero di avervi instillato un pochino di curiosità e avervi spinto a leggerlo, perché vi assicuro che merita tantissimo una possibilità. Tra l'altro, io che leggo molto lentamente l'ho letto forse in 2 giorni, quindi non è neanche un libro sul quale dovreste preoccuparvi di rimanere molto tempo bloccati. Sono sicura che per molti di voi sarà una passeggiata affrontare questo libro e, come vi ho detto, ne vale veramente la pena. In ogni caso, io ora vi saluto, mi farebbe tantissimo piacere sapere se l'avete letto, che cosa ne pensate, soprattutto se avete intenzione di leggerlo. Sto pensando di aprire magari una sezione sul forum che abbiamo sul sito per parlare delle esperienze di lettura riguardanti questo romanzo, perché mi farebbe veramente piacere discuterne un pochettino con voi. Fatemi sapere se vi può interessare, scrivetemelo magari nei commenti. E intanto, come vi ho detto, vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!